mega operazione di via Crognoletto e Mirissa, già partita tempo fa. Adesso chiaramente andiamo a posizionare tutta una serie di mangiatoie che, dico subito, no, non dirò né dove le mettiamo né quante sono, perché purtroppo ci vengono o rubate o sabotate, perché vi era una necessità estrema di bonificare quest'area. Quindi un impegno notevole, sia organizzativo e sia partecipativo, di tutti i cittadini che adesso dovranno comunque arrangiarsi un po' nel portare le immondizie un po' più a monte, un po' più a valle di dove erano normalmente posizionati i cassonetti, ma va eradicato questo problema, e lo si può fare solo con un'operazione veramente massiccia. E quindi io sono qui, come sempre, a intervenire, a cercare non di debellare, perché quello è un fenomeno che va governato al meglio possibile. Avete sospetti su chi saboti o rubi le trappole, e in quel caso avete già provato a prendere i provvedimenti a proposito? No, mi è assolutamente ignoto chi possa né rubare né, ma sono persone che probabilmente se le portano a casa, in terrazza, in giardino, insomma, le persone, non penso vi sia un'organizzazione, come dire, tale da iniziare a fare questo tipo di reati, perché è reato, perché vuol dire rubare una proprietà del comune, comunque un qualcosa di pubblico, quindi è anche un reato non da poco, insomma, se viene uno pizzicato a rubare comunque è reato. Ho accolto appunto le istanze dei cittadini, i quali in questo senso anche li ringrazio, perché sono stati utili anche nel pianificare poi la strategia, perché hanno inviato delle foto, hanno segnalato i punti di maggiore criticità. Quindi una collaborazione importante da parte dei residenti, e ringrazio ovviamente gli assessori e gli uffici comunali che hanno raccolto queste istanze mettendo in atto questo piano per risolvere questo problema. L'azione durerà 18 giorni e abbiamo in sinergia con la circoscrizione e con i residenti spostato tutte le isole ecologiche, onde evitare appunto che fossero materia di attrazione per i ratti, che sono numerosissimi in questa zona. E poi alla fine di questa operazione valuteremo come cominciare la reintroduzione delle varie fattispecie di cassonetti e verificare step by step se la cosa ha funzionato, oppure se dovremo limitare ad esempio all'indifferenziata e lasciare l'organico nelle due isole più lontane da questa zona residenziale. Quindi colgo l'occasione per ringraziare della collaborazione che tutti i cittadini che abitano in questa zona vorranno dare, ovviamente facendosi carico di andare a conferire i rifiuti per queste due settimane abbondanti nelle isole più vicine a loro, che sono nella statale sopra e in fondo a via Rio Cornioletto.